è stato fatto che prenda quota, che prenda valore, riprenda valore tutto ciò e che qualcuno incominci a mettere in fila i tasselli, proprio per far comprendere che non tutto quello che appare è così com'è. La coerenza quindi deve essere innanzitutto una virtù dei singoli cittadini nei loro diversi ruoli, magistrati, giornalisti, politici, però deve essere anche una virtù delle istituzioni, dello Stato. Sembra che non sempre questo sia stato vero, sembra che addirittura ci sia stata negli anni 90 in particolare una trattativa tra Stato e mafia, forse anche più di una, forse anche due o tre trattative. Prima di entrare nei dettagli, che fra l'altro tu hai studiato molto bene e hai raccontato anche un po' nel tuo libro, ti volevo fare una domanda di fondo, di principio. Secondo te può essere accettata una trattativa di questo genere fra Stato e mafia? Diciamo, tra virgolette, a fin di bene, per far cessare le stragi, far cessare le bombe, quindi in qualche modo limitare il danno. Secondo te può essere ammissibile anche con una motivazione di questo tipo, una trattativa del genere? No, ti rispondo semplicemente no. Per il semplice fatto che con la mafia non si tratta, con la mafia non si discute, con la mafia si agisce con l'azione delle leggi e del codice penale. Guardate, il 92 è un anno per chi l'ha vissuto diciamo, direttamente e dentro certi versi in maniera professionale come l'ho vissuta io, in cui lo Stato era veramente in ginocchio. C'era stato un primo segnale a marzo, è stato ucciso Salvo Lima. Il 23 maggio c'è la prima grande strage, ci sono 400 metri di autostrada che vengono fatti saltare con 500 kg di esplosivo. C'è un cratere che si apre enorme, un botto così forte che fa scuotere i sismografi che rivelano come se ci fosse stata una scossa di terremoto vicino Palermo, sull'autostrada che dall'aeroporto conduce alla città. Muore Giovanni Falcone, muore Francesca Morvillo, muoiono i poliziotti, Schifani. Stato è incredulo per quello che è accaduto. E cerca di capire cosa può accadere, cioè perché una reazione così forte, perché Giovanni Falcone, che poteva essere ucciso, così come poi abbiamo scoperto da quello che ci ha raccontato i pentiti a Roma, dove era molto più libero, anzi a volte dall'ufficio scendeva in strada anche da solo, senza la scorta, si sentiva molto più rilassato. Ecco, poteva essere ucciso lì, se era l'obiettivo a cui dovevano mirare. Invece no, doveva essere fatta una cosa eclatante, una cosa molto forte, un'azione di guerra. E questa cosa un po' ha scosso lo Stato. E poi il 19 luglio, come se fosse Beirut, nel centro di Palermo, viene fatta esplodere un'automobile, una Fiat 126 imbottita di tritolo e muore Paolo Borsellino con i suoi agenti di scorta. I palazzi sono sventrati. Quando sono arrivato mezz'ora dopo l'esplosione in Via D'Amelio, c'era questo fumo intenso, questo odore acre, poi una puzza che ci sono momenti in cui come se la rivivessi questa puzza, che non è una puzza normale, è una puzza di carne bruciata, che è mischiata al
alla combustione provocata dall'incendio delle automobili, ma un odore che ti rimane dentro, per cui resti sconvolto di fronte a questa azione militare terroristica della mafia, che poi resti lì imbambolato, dice: lo Stato cosa può fare? E lo Stato ha fatto una cosa forse fra le più sbagliate che poteva fare, quella di chiedere aiuto, di inginocchiarsi di fronte alla mafia. La mafia vive di questi segnali, vive di questi fatti, voleva proprio quello, voleva proprio che lo Stato si inginocchiasse di fronte a loro. Loro hanno fatto vedere la loro potenza. E allora, se trattativa c'è stata e se è stata avviata, naturalmente è stata avviata per evitare altre stragi, invece ha provocato proprio l'effetto contrario, ha provocato proprio un voler armare ancora di più le armi dei mafiosi, perché dopo Falcone, dopo Borsellino, i mafiosi si sono spostati al nord, sono arrivati a Roma, hanno colpito la chiesa San Giovanni in Velabro con una bomba, e poi sono arrivati a Milano, e poi sono arrivati a Firenze. Nell'arco di pochi mesi, l'estate del 93 è stato brutale, vittime innocenti, famiglie, piccoli, bambini che a Firenze sono morti, vittime innocenti di questa cosa, di questa azione che Cosa Nostra aveva fatto, perché lo Stato aveva offerto il proprio braccio, perché si era inginocchiato. E lì i mafiosi hanno capito che potevano ottenere, potevano avere ancora di più, potevano avere quello che non avevano mai avuto in precedenza. Lo Stato si dimostrava debole e la mafia in quel momento aveva vinto. E allora dimostrare questa debolezza, dimostrare questa indecisione, e mettersi lì sulla soglia della casa del mafioso a chiedere col cappello in mano cosa volete per la democrazia, per il nostro paese, non è stato un grande momento. Per questo dico no, no. Ora si aprono tante situazioni, ci sono delle inchieste giudiziarie in corso, ce ne sono state in passato. La cosa che mi stupisce più di tutte è che chi sa veramente certe situazioni come sono andate dal di dentro, non dico e non mi riferisco ai mafiosi, ma chi all'epoca può aver dato l'ok a due carabinieri per andare a trattare come mafiosi, oggi non parlo, comunque a stento ricordano. E questa ancora di più è una piega che ci fa male per la democrazia del nostro paese. In ogni modo, con la mafia non si tratta. Ovviamente sono in corso delle inchieste su questa trattativa, inchieste che coinvolgono anche personalità che hanno ricoperto ruoli importanti come ministri negli anni 90, e nell'ambito di questa inchiesta si è innescata anche una, diciamo così, polemica che riguarda anche il capo dello Stato, che ha sollevato un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale per le intercettazioni telefoniche ordinate dalla Procura di Palermo nei confronti del senatore Mancino, all'epoca ministro dell'Interno, in cui è intercettato indirettamente anche lo stesso Presidente della Repubblica. Secondo te questo conflitto di attribuzioni è qualcosa che rischia in qualche modo di far fallire l'inchiesta, oppure è uno strumento che legittimamente il capo dello Stato ha utilizzato per chiarire un dubbio interpretativo, una lacuna legislativa che probabilmente c'è? Sì, allora
Partiamo da un fatto che questa, questa lacuna, questa azione del Quirinale non intralcia minimamente l'inchiesta giudiziaria. L'inchiesta procede ed è, non è l'inchiesta al reato trattativa perché non esiste. L'inchiesta è i reati per cui sono imputate 12 persone. Mancino è imputato soltanto, e dico imputato, è perché, dico imputato perché è stato chiesto il rinvio a giudizio, per cui il ruolo da indagato passa a imputato, perché è soltanto accusato di falsa testimonianza al PM, così come Conso. Ci sono accusati per la cosiddetta trattativa un ex ministro che è Mannino, un senatore attuale della Repubblica che si chiama Dell'Utri e poi il prefetto ed ex generale Mario Mori, un colonnello dei carabinieri si chiama De Donno e via discorrendo. Di che cosa sono accusati? Sono accusati di avere in concorso fra loro insieme a Provenzano, Riina, figlio di Ciancimino e questi mafiosi della cupola, attentato a corpi della, dello Stato, cioè hanno fatto le minacce al nostro corpo istituzionale, cioè alla nostra, alle nostre, ai nostri ruoli istituzionali, cioè allo Stato. Per cui non c'è un ruolo, c'è l'accusa di trattativa e su quello si sta procedendo. Ora, mediaticamente, le intercettazioni che hanno riguardato Mancino, cui parla con il Presidente della Repubblica, diciamo, hanno un po' confuso le idee su questa inchiesta. Quelle che sono state, perché se tu indaghi su Mancino e ti accorgi che di fatto non ti dice la verità, nasconde certe cose, non si ricorda di aver incontrato Paolo Borsellino, che questa è una delle cose che in effetti non... Cioè, in quel periodo nel 92 in cui Borsellino era su tutte le prime pagine dei giornali, in televisione, eccetera, stiamo parlando all'indomani delle stragi, dell'uccisione di Giovanni Falcone, e tu diventi ministro dell'interno, comunque sei un parlamentare, non ti ricordi di aver stretto la mano a Paolo Borsellino, mi stupisce, ma comunque può anche essere. Per cui in ogni modo, però, siccome tu sei il PM e sei uno che indaga, non sei un giudice, non indaghi, scusa, metto il telefono sotto controllo a Mancino. Per cui mettendo il telefono sotto controllo a Mancino, Mancino ha chiamato l'universo mondo istituzionale, fra cui anche il Quirinale. A questo punto è una cosa distaccata rispetto all'inchiesta sulla trattativa. E il Quirinale scopre che ci sono delle telefonate che riguardano il Presidente della Repubblica dai giornali, sono indiscrezioni, non si capisce bene cos'è. Allora a questo punto scopre che dentro l'ordinamento giudiziario c'è una piccola falla, e cioè che quelle intercettazioni che non entravano in questa inchiesta in cui davanti al GIP ci sarà Mancino, Mori e compagni, Provenzano, quelle telefonate verranno distrutte, però, ed è scritto nel codice di procedura penale, per distruggere una prova, perché di tale si tratta, perché è stata ordinata da un giudice, che è l'intercettazione, per distruggere questa intercettazione che non sarà utilizzata, per cui è rilevante per la procura, deve sempre passare al vaglio dalle parti, delle parti e davanti a un giudice, per cui l'intercettazione deve essere, ecco, aperta, sbobbinata, raccontata alle parti, cioè, dicono queste cose, la procura dice proprio perché dicono queste cose per noi sono irrilevanti, e poi è un giudice che dice ok, possiamo distruggere o meno, e le parti si possono anche opporre, magari dice no, siccome dice A e questa vocale mi serve per la mia difesa, mi oppongo. Però a quel punto, proprio perché viene aperta alle parti, si può conoscere il contenuto di conversazioni private fra il Presidente della Repubblica e un indagato. Ora, che Napolitano possa aver detto delle cose private sue, private,